Dov'è? Ricordati le buone maniere, Batman. Per favore, si dice, non lo sai? Intendo, se ci tenevi così tanto a questa cura, bastava solo chiedere. Sembra che ti debba insegnare un po' di rispetto. Non hai niente da insegnare a me, Joker. Andiamo, c'è sempre qualcosa da imparare. Cominciamo con calci nel sedere, prima lezione. Gotham City è divorata dai signori del male, sempre in lotta tra di loro per la conquista del primato, del maggiore potere possibile. Nessuno arretra di un passo, nessuno si preoccupa della gente civile. Loro sono i più forti, possono permettersi di calpestare chiunque. L'unico loro limite è rappresentato da uno degli altri signori del male. Tra di loro il Cavaliere Oscuro, l'unico che irrinunciabilmente non pensa alla propria esistenza. Non è interessato dal potere, l'unico che vive per proteggere gli altri, scappando continuamente. I temi storici di Batman, come l'eroismo del suo iconico protagonista e l'onnipresente cattiveria dei suoi nemici, oltre che la spinta a salvare delle vite umane, anche quelle degli storici nemici, sono riproposti anche in Batman Arkham City, il seguito di uno dei migliori action game degli ultimi anni, che si pone l'obiettivo di migliorare il predecessore in ogni aspetto e di aggiungere una stratificata componente free roaming. Alle ottime componenti picchiaduro e stealth di Arkham Asylum, il nuovo gioco aggiunge nuovi gadget per le indagini e soprattutto una componente free roaming inedita. Il giocatore nei panni del Cavaliere Oscuro di Catwoman può liberamente andare in giro per Arkham City e notificare i tentativi di aggressione ai cittadini, decidendo autonomamente se intervenire o meno. Proprio questa libertà e la necessità di dover accorrere quando i tuoi poteri speciali vengono richiesti è una delle componenti che più di tutte rendono Batman Arkham City uno dei migliori giochi sui supereroi mai fatti. Una volta sindaco, Quincy Sharp decide di recintare una parte della città Arkham e di insediare in essa tutti i criminali che minacciano Gotham City. Vengono erette delle altissime mura e tutti i criminali vengono condannati a restare all'interno. Per sorvegliare un così alto livello di criminalità viene instaurata la forza Tiger, che può usufruire di armamentario all'avanguardia. Dovrei ringraziarti. Bruce Wayne è molto più facile da catturare di Batman. Hugo Strange sta interpretando il compito assegnatogli dal sindaco in maniera originale. Nelle battute iniziali del gioco rivela a Wayne che il suo piano, il fatidico Protocollo 10, contempla la distruzione dell'intera Arkham City, che prevede la morte anche dei civili che abitano all'interno. In tutto questo, come filone secondario della storia, ma finirà per diventare il principale, c'è la malattia del Joker. A causa dell'overdose di Titan, la sostanza steroidea vista in Arkham Asylum, Joker ha contratto una terribile malattia che può essere guarita solamente con l'aiuto di Mr. Freeze. La malattia viene estesa a tutta la popolazione di Arkham City, allo stesso Batman. Solamente agendo in fretta, l'intera vicenda si svolge infatti in una notte, Batman sarà in grado di sconfiggere la malattia che sta colpendo. Il bersaglio è svanito, niente contatto visivo. Ho il codice. Sto andando alla Wonder Tower. Bene, stai facendo la cosa giusta. Usa il codice per entrare nella sala guardie del cancello principale. Se succede qualcosa a Talia, di' ad Alfred che è tutta colpa sua. Come picchiaduro, Batman Arkham City parte dalla base del predecessore e implementa nuove mosse, nuove animazioni e nuove strategie in base alle armi degli avversari. Tutto è basato sul tempismo, c'è l'attacco veloce e c'è il contrattacco che va sferrato in base alle azioni degli avversari. Adesso Batman può contrattaccare anche due minacce insieme. In base al tipo di arma di cui è dotato l'avversario di turno, poi bisogna reagire in un modo specifico. Andrà tutto bene. Resta qui e non fare rumore.
La componente stealth è altresì importante all'interno degli equilibri di gioco. Batman può sfruttare i cosiddetti punti di vantaggio, strutture in pietra che si trovano in alto nei livelli di gioco dai quali Batman può seguire indisturbato o quasi i movimenti del nemico e piombargli addosso dall'alto. Il Cavaliere Oscuro si può spostare da un punto di vantaggio all'altro con il suo Batrampino, che gli consente di agganciarsi al gargoyle e di raggiungerlo velocemente. Una volta sul punto di vantaggio si può intervenire in modi diversi, si può planare giù dal gargoyle, catturare un bersaglio e legarlo alla struttura, usare i gadget e così via. Ovviamente si può anche piombare alle spalle degli avversari senza essere visti ed eseguire un KO silenzioso e, come nel caso dei combattimenti, in Arkham City è possibile fare un doppio KO. I giochi di Rocksteady consegnano un Batman che non solo è abile nei combattimenti e praticamente sempre più forte di qualsiasi altro avversario, ma anche un Batman dedito alle indagini. La modalità detective, come nel primo capitolo, ricopre un ruolo di primaria importanza all'interno degli equilibri di gioco. La si può usare per verificare la posizione degli avversari e i loro spostamenti, la presenza di punti di vantaggio e altri oggetti che possono aiutare nei combattimenti, eventuali porte che consentono di accedere ai locali dove proseguire l'indagine, oggetti che possono essere sfruttati con uno dei gadget oppure per svolgere delle vere e proprie indagini forensi. Nel corso delle missioni della storia principale, inoltre, si attivano delle missioni secondarie in maniera dinamica, che il giocatore può decidere se affrontare o meno. Se le missioni principali assomigliano a quelle del gioco precedente, con un rinnovato equilibrio tra componente stealth e uso dei gadget, quelle secondarie sono del tutto inedite e fanno schizzare verso l'alto il fattore longevità. Batman è dotato di una serie di gadget che lo aiutano nelle indagini e nei combattimenti. Una novità riguarda il fumogeno. Quando Batman viene scorto dalle guardie, infatti, si può avvolgere in una coltre di fumo che lo rende invisibile al nemico per qualche istante. La carica elettrica remota consente di aprire delle porte elettriche bloccate e di mandare in tilt i nemici quando viene usata come un'arma. Il gel esplosivo rimane inalterato rispetto al gioco precedente. Batman lo può usare per distruggere delle coperture deboli e accedere dunque al locale successivo. L'attacco congelante immobilizza le minacce, solidifica i gas e crea delle piattaforme mobili sull'acqua. Il lanciacavo unisce due estremità parallele e può essere quindi usato per superare un avvallamento. Durante il percorso Batman può mirare un'altra parete e virare velocemente. Il sequenziatore criptografico invece consente di individuare la password di un dispositivo di sicurezza e sbloccare l'accesso collegato. Il Batarang dà l'opportunità di colpire un dispositivo o un target distante. Si può evolvere con i relativi potenziamenti, sbloccando nuove funzioni. Può diventare quindi radiocomandato, in questo caso il giocatore lo può dirigere in prima persona raggiungendo luoghi che non sono raggiungibili con la semplice traiettoria lineare e sonico. In quest'ultimo caso attira le attenzioni delle guardie su una determinata posizione, lasciando libero il cammino. Uccidere gli avversari e portare a compimento le missioni principali e secondarie si traduce nell'accumulo di punti esperienza e conseguenzialmente nello sblocco di potenziamenti. Una volta guadagnato il necessario quantitativo di punti esperienza, il giocatore può decidere quale elemento di Batman potenziare. Si può migliorare la tuta e questo consente di essere più efficienti negli interrogatori e nelle analisi ambientali, tra le altre cose. Si possono potenziare gadget e si possono aggiungere nuove mosse e nuove combo per la lotta. Migliorare le caratteristiche da predatore di Batman invece consente di avere a disposizione nuovi tipi di KO, le coperture ad angolo e in generale nuove modalità per uccidere silenziosamente i bersagli. Infine si possono migliorare anche le abilità di Catwoman, alla quale viene dedicata una schermata dei potenziamenti a parte. Di cose positive da dire sul nuovo action Rocksteady ce ne sono tantissime: ottime componenti picchiaduro e stealth, narrazione di qualità cinematografica e storia che farà felici i fan della serie, longevità praticamente infinita. Certo, non lo si può definire come un gioco completamente originale, ma piuttosto come un'espansione su un nuovo livello del precedente capitolo. Ma chi è alla ricerca di un gioco su supereroi con un alto livello di sfida e tanta libertà non può certamente non considerare l'acquisto di Batman Arkham City. Un ultimo desiderio? Una barzelletta, magari. O piuttosto uno scambio. Lascialo andare. Prendi me al suo posto. Le racconto io le barzellette qui. Talia, che cosa fai? Io rappresento il grande Ra's al Ghul, testa del demone.
maestro dell'antica Lega degli Assassini. Beh, buon per te. Libera Batman e noi ti daremo il segreto dell'immortalità. Non farlo, Talia! Sarai inarrestabile! Cosa? Vuoi dire che fa sul serio?